domanda più scontata di tutte, che emozione è stata tornare dal lago? Oggi ero troppo concentrato per essere emozionato. L'emozione è venuta subito dopo, quando sono uscito per venire qua, e due o tre persone mi hanno detto ben tornato. Tutto lì. Questa è la mia vita, se ho bisogno te lo dico, sono io che guido. Non abbiamo dovuto scavare più di tanto nel nostro archivio per andare a ripescare questo servizio, andato in onda sia subito dopo la vittoria in Coppa CEV, quando Luciano Pedullà era venuto ai nostri studi, e soprattutto il giorno dopo del ritorno dello stesso Luciano Pedullà sulla panchina di Novara, primavera 2008, dopo l'eliminazione dalla Final Four di Champions League di Murcia sotto la guida di Bergevic. Guarda caso, quel servizio è stato fatto proprio dopo gara 2 dei playoff contro Iesi, quando ancora l'Asistel giocava al Pala d'Allano. Corsi e ricorsi storici, la fatale Iesi verrebbe da dire. Luciano Pedullà non sarà più l'allenatore dell'Asistel. Lunghi sono stati i discorsi con la dirigenza nel dopo sconfitta di domenica, anche perché lasciare a casa il professore non è di certo stata cosa facile, ma è altrettanto vero che la squadra non lo seguiva più e in campionato è una lunga sfilza di 3-0 che ha iniziato a pesare davvero tanto. Anche gli addetti ai lavori non riescono a immaginarsi quest'Asistel senza Pedullà, perché lo sappiamo, questa squadra rappresenta davvero la sua vita. E se c'è uno che deve pagare, come sempre succede nello sport, è l'allenatore. Sempre io che pago, non è mai successo che pagassero per...